Abbiamo sinora parlato di raggiungibilità nei sistemi continui. Ora parliamo di analoga proprietà per i sistemi discreti. La questione sarà abbastanza veloce, perché potrei dire non cambia una virgola, va bene, rispetto ai sistemi di tempo continui, se non l'espressione dei gramiani coinvolti, ovviamente. Allora, dato il sistema, x di k più 1 uguale ad a per x di k più b per u di k, diremo, va bene, che partendo da uno stato x con 0, altro stato, chiamiamolo x con f, è raggiungibile in k0 passi se esiste un ingresso u, che è una successione u di k, ovviamente, tale che x con f sia uguale ad a alla k0, va bene, che devo raggiungere nell'intervallo, abbiamo detto, va bene, scusate, ma abbiamo, dicevo, abbiamo detto, specifichiamo, partendo da x con 0, il sistema è stazionario, quindi istante iniziale 0, lo posso sempre riportare qualunque sistema a stato iniziale, al tempo iniziale 0, e diciamo kf, non k0, va bene, l'intervallo da 0 a kf in cui io voglio raggiungere x con f. Allora, x con f è raggiungibile a partire da x con 0 se x con f è uguale ad a alla k con f per x con 0 più somma per i che va da 0 a kf meno 1 di a alla kf meno 1 meno i b per u di i. Allora, importanza, la maggiore importanza è l'immagine di questa trasformazione, cioè l'immagine della trasformazione costituita dalla risposta forzata, va bene? Perché se l'immagine di questo, va bene, è tutto lo spazio, allora da qualunque x con 0 riesco a raggiungere qualunque x con f e così via. Va bene. Allora, anche qui siamo interessati al seguente, ai seguenti, in questo caso sono più di uno, attenzione, sottospazi. Primo, sottospazio di raggiungibilità in un passo. Che ovviamente, riguardando ciò che abbiamo detto prima, kf deve essere uguale ad 1 e quindi somma da 0 a 0 di a alla kf meno 1 più meno i, va bene, b u di i. E al variare comunque u di i, che sarebbe u di 0 in questo caso, va bene, l'immagine di questa trasformazione è l'immagine della sola matrice B. Questo mi dice che in un passo riesco a raggiungere soltanto gli stati, va bene, che appartengono all'immagine della matrice B. In due passi.
Allora questa risposta diventa somma per i che va da 0 a 1. Di che cosa? Di A alla 0, matrice identica di B per U, più AB per un altro U, ovviamente per l'U successivo, il che significa che R2 sarà uguale all'immagine della matrice BAB, colonne, colonne, ovviamente. E ormai l'abbiamo capito, R3 in tre passi sarà uguale all'immagine di B a B a quadro B. Fino a quando proseguo? Fino ad un certo R, chiamiamolo, e quindi R con pedice R uguale ad immagine di B a B puntolini A alla R meno 1 per B, fino a questo R, tale che se io vado a calcolare l'ulteriore insieme di colonne che sarà A alla R per B, queste saranno tutte linearmente dipendenti dalle precedenti. Diremo che il sottospazio di raggiungibilità massimo, ovviamente, è questa immagine. L'intero R si chiama indice di raggiungibilità. Non l'ho detto, ma anche nei sistemi tempo continui qui si capisce benissimo cosa vuol dire indice di raggiungibilità. Ha un significato fisico, significa il numero minimo di passi necessario per poter raggiungere qualunque stato del sottospazio di raggiungibilità. Anche per i sistemi continui, però, va bene, siccome il sottospazio di raggiungibilità è sempre l'immagine di B a B, eccetera, eccetera, questo sottospazio non aumenta più quando trovo un R tale che A alla R meno 1 per B contiene delle colonne linearmente indipendenti dalle precedenti, mentre A alla R per B, va bene, è tutto linearmente dipendente dalle colonne precedenti. Anche in questo caso, per sistemi tempo continui, quell'R viene chiamato ancora indice di raggiungibilità, ma ovviamente non ha il medesimo significato, non ha senso di ciò, di quello che assume nei sistemi discreti, perché nei sistemi continui non possiamo parlare di passi, parliamo di intervalli del tempo. Va bene? E noi sappiamo che se uno stato è raggiungibile in un certo intervallo, vorrà dire che sarà raggiungibile in un qualunque intervallo. Perché? Perché la matrice B a B puntolini non dipende dal tempo e quindi c'è una completa indipendenza dal tempo. Ecco, potrei fermarmi qui, va bene, per parlare di sottospazio di raggiungibilità. Per sistemi discreti, perché siamo alle stesse conclusioni. La matrice di raggiungibilità B a B a quadro B, eccetera, descrive con la sua immagine il sottospazio di raggiungibilità sia nei sistemi continui sia nei sistemi discreti. Se vogliamo, per completezza, ma soltanto per completezza, possiamo arrivare a questa stessa conclusione, sottospazio di raggiungibilità uguale all'immagine di questa matrice, attraverso una strada perfettamente analoga a quella che abbiamo seguito per i sistemi tempo continui, cioè potremmo dire una cosa di questo tipo. Se questo è l'insieme delle funzioni d'ingresso, continuiamo a chiamarle funzioni, anche se ovviamente sono delle successioni, va bene,
per k uguale a 0, 1, 2, 3 e così via, e questo è l'insieme degli stati x, tra u e x viene definita una trasformazione lineare costituita dalla risposta forzata del sistema discreto nell'intervallo 0 kf. Questa trasformazione lineare è somma per i che va da 0 a kf meno 1 di a alla kf meno 1 meno i per b per u di i. Questa chiamiamola phi, phi di u, ovviamente. È una trasformazione lineare e quindi a questa corrisponde una trasformazione aggiunta. Farsi il calcolo. Una volta definiti i prodotti scalari euclidei, sia in x sia nell'insieme delle successioni u, il prodotto scalare di u con 1 con u con 2 sarà somma per i che va da 0 a kf, va bene, di u con 1 trasposto di i per u con 2 di i, va bene. Una volta definiti questi prodotti scalari, esiste la trasformazione aggiunta phi star di x, ovviamente, che sarà la seguente, farsi il conto se si vuole, b trasposto A trasposto alla kf meno 1 meno i, ovviamente per x. La variabile tempo è i. Va bene, kf è l'intervallo, la variabile tempo è i. E allora, se questa è phi e questa è phi star, è il sottospazio di raggiungibilità. È l'immagine di phi, per quanto abbiamo già visto parlando di trasformazione aggiunta, appunto, l'immagine di phi è uguale all'immagine di phi phi star. E quindi il sottospazio di raggiungibilità uguale all'immagine di phi phi star sarà uguale a somma per i che va da 0 a kf meno 1 di scrivo qui questa somma di a alla k, somma di a, riscriviamola, somma per i che va da 0 a kf meno 1, di a alla kf meno 1 meno i, per b, applicata, questa è la trasformazione phi, applicata l'aggiunta, quindi b trasposto a trasposto alla kf meno 1 meno i. E questa è phi phi star, che va applicata ad x, ovviamente, e mi dà con la sua immagine il sottospazio di raggiungibilità. È ovvio che ciò che abbiamo scritto si chiamerà gramiano di raggiungibilità per il sistema discreto. Non è un integrale, è una somma, ma guardate come il gramiano di raggiungibilità per sistemi continui era, lo riscrivo sotto, integrale tra 0 e t con f, di e alla a, t con f mentau, b, b trasposto, e alla a trasposto, t con f mentau, in di tau, va bene? Oh, guardate che questo ha la stessa identica uguale struttura, va bene? Perché ovviamente al posto dell'integrale c'è la sommatoria, 1, 2. Che cos'è e alla a t? Va bene? È la matrice di transizione dello stato per un sistema a tempo continuo. E che cos'è a alla k? Ancora è la matrice di transizione dello stato per un sistema discreto. E quindi la struttura è identica. Allora, arrivato a dire
per un sistema discreto, che il sottospazio di raggiungibilità è questo, si fa l'altro passo e si dice che si dimostra che l'immagine di questo è uguale all'immagine della matrice P con R, che è B a quadro B A alla n-1b. Quest'ultima dimostrazione è perfettamente identica, non la rifaccio, a quella che abbiamo fatto per i sistemi tempo continuo. Invece che dimostrare questa uguaglianza, si dimostra l'uguaglianza degli ortogonali, dei sottospazi ortogonali, e viva, eccetera, eccetera. Va bene. No, no, mi dica, mi dica. No, guardi, l'aggiunta è questa qui, eccola. Che cos'è l'aggiunta? Attenzione, la trasformazione φ che noi abbiamo è una trasformazione tra funzioni del tempo, in questo caso, quindi ad ogni funzione del tempo deve corrispondere un x. L'aggiunta sarà una trasformazione che ad un x fa corrispondere una funzione del tempo, siamo d'accordo? E la funzione del tempo è questa, il tempo, la variabile tempo, qual è? È quella i. Se cambio la variabile tempo, la chiamo con diciamo, un nome che usiamo più spesso, k, qui dovrei scrivere b trasposto, a trasposto, alla kf, kf è noto perché è l'istante finale, dico, meno k, meno 1. Siamo d'accordo? Bene. Allora, dicevo che in questo caso, sistemi discreti, per dire che il sottospazio di raggiungibilità è l'immagine di B a B, eccetera, eccetera, non dobbiamo fare, l'ho appena accennato, tutto il discorso perfettamente, anche se posso farlo, tutto il discorso perfettamente analogo a quello che abbiamo fatto per i sistemi tempo continui, è immediato vedere che, come abbiamo inizialmente detto, che il sottospazio di raggiungibilità è l'immagine di B a B, eccetera, eccetera. C'è Aspetti, aspetti, no, no, vi devo chiedere scusa, devo andare all'Amplifon perché ormai la mia vecchiaia è tale per cui mi ripete. Se andassimo a campionare, l'espressione campionare un sistema tempo continuo è un'espressione che. Allora, attenzione, se andassimo a campionare un segnale, quello campionamento del segnale non c'è dubbio. Qui stiamo parlando di sistemi. Va bene? Allora, virgolette, domanda corretta sarebbe questa. Questa, va bene. Noi il passaggio da sistemi continui a discreti non l'abbiamo fatto. Va bene. Con Balestrino l'avete fatto? Controllo digitale? No, non l'avete fatto. Comunque, l'espressione corretta sarebbe questa. Se discretizzo un sistema, ma con quel discretizzo un sistema si intende, se applico una delle possibili procedure per ottenere, a partire da un sistema a tempo continuo, un sistema discreto, e uso una parola impropria, che gli assomigli, va bene? Cioè che si comporti in maniera mai uguale, non è possibile, va bene? In maniera approssimata, allora finisca la domanda, perché questa era la premessa corretta. Tra raggiungibilità dell'uno e raggiungibilità dell'altro, ad esempio. Ricordatemi, va bene, se finisco un momentino, domani, va bene, a questo punto parleremo, va bene, ora finisco qui, parleremo di passaggio dal continuo al discreto e risolveremo anche questo problema. Allora, per ora,
Va bene? Le due espressioni per sistemi continui e discreti per calcolare il sottospazio di raggiungibilità sono le stesse, va bene? Salvo una precisazione, che per un sistema a tempo continuo, ripeto, non ha alcun senso parlare di sottospazio di raggiungibilità in un passo, o in due passi, o in tre passi. Si parla di sottospazio di raggiungibilità per un sistema continuo in un intervallo. E noi abbiamo già visto che se uno stato è raggiungibile in un ben determinato intervallo, è raggiungibile qualunque sia l'intervallo. Va bene? E invece per i sistemi discreti possiamo parlare di sottospazio di raggiungibilità in un passo, immagine di B, in due passi, puntolini, immagine di AB, in tre passi. In due passi immagine di B e AB, in tre passi B, AB, a quadro B e così via, fino a quando? Fino a quando, abbiamo detto prima, non raggiungo un R tale che l'immagine di B a B alla R meno 1 per B diventa uguale all'immagine di B a B alla R meno 1 per B e aggiungo A alla R per B, e questo significa che gli ultimi vettori che ho aggiunto, se non cambia l'immagine, va bene, sono linearmente dipendenti certamente dai precedenti. Attenzione, quest'ultima osservazione, va bene, il fatto che io, se aggiungo A alla R per B, ho vettori linearmente dipendenti dai precedenti, mi dice che questo sottospazio di raggiungibilità massimo è quindi il massimo sottospazio di raggiungibilità, il numero di passi che è certamente, va bene, quell'R è certamente minore o uguale ad N, non può essere più grande di N, ovviamente. Allora, detto sottospazio è certamente un sottospazio invariante. Perché? Perché si aggiungo quei vettori moltiplicati ancora per A, ottengo qualcosa di linearmente dipendente da quelli precedenti e quindi appartenenti al sottospazio definito dai vettori precedenti. Così non è, ovviamente, per i sottospazi di raggiungibilità in un numero di passi inferiore. L'immagine di B non è un sottospazio invariante. Se lo fosse, vorrebbe dire che A per B dovrebbe essere linearmente dipendente dalle colonne di B. Va bene? Se non lo è, vuol dire che questo qui non era un sottospazio invariante. In due passi B a B è invariante, dipende cosa fa a quadro B, cioè colonne linearmente, va bene, dipendenti dalle tutte colonne linearmente dipendenti dalle precedenti o no? Se ho tutte colonne linearmente dipendenti dalle precedenti, allora il sottospazio massimo di raggiungibilità è già l'immagine di B a B. Siamo d'accordo? Il R è uguale a 2. E così via. Allora, i sottospazi di raggiungibilità in 1, 2, 3, R meno 1, va bene, non sono sottospazi invarianti, nessuno di questi è un sottospazio invariante, va bene, per arrivare al sottospazio invariante devo arrivare al sottospazio di dimensioni massime, va bene, in R passi quindi, e quindi fino alle colonne di A alla R meno 1 per B. Sui sottospazi di raggiungibilità, va bene, allora l'indice di raggiungibilità ne abbiamo parlato, alcune considerazioni, e le considerazioni ora varranno sia per sistemi continui che per sistemi discreti. Alcune considerazioni importanti nel caso in cui il sistema, continuo o discreto che sia, ha un solo ingresso e quindi sia del tipo
x punto uguale a x più b per u, con b quindi un vettore, u un'unica funzione, non un vettore di funzioni, ovviamente. Allora, la matrice di raggiungibilità quindi è B, che è una sola colonna, AB che è un'altra colonna sola e così via. Siamo d'accordo? È ovvio, primo, che un sistema di questo tipo è completamente raggiungibile se e solo se l'indice di raggiungibilità è pari ad n ordine del sistema. La matrice B a B puntolini A alla n meno 1 per B, la matrice B a B puntolini A alla n meno 1 per B, in questo caso diventa, supposta la completa raggiungibilità ovviamente, è una matrice quadrata, e quella matrice scritta così è quadrata anche se il sistema non è raggiungibile, ci mancherebbe altro, però la raggiungibilità del sistema dice che questa matrice deve essere non singolare. Siamo d'accordo? E fin qui abbiamo detto delle cose decisamente banali. Ma quelle colonne cosa sono? B, AB, A quadro B e così via. Quelle colonne cosa costituiscono? Cosa sono? La sequenza di Krylov generata dal vettore B. Siamo d'accordo? Allora, se sono tutte linearmente indipendenti, sistema completamente raggiungibile. La sequenza di Krylov, va bene, dei vettori linearmente indipendenti ovviamente è lunga n. Sono n vettori, abbiamo detto, siamo d'accordo? Il polinomio minimo di B di che grado sarà? Polinomio minimo del vettore B. Vi ricordate come si può calcolare il polinomio minimo del vettore B? Di un vettore x, qualunque esso sia, costruiamo la sua sequenza di Krylov fino a trovare il primo vettore A alla R per B linearmente dipendenti dai precedenti. Se A alla R per B è linearmente dipendente dai precedenti, esistono dei coefficienti, va bene, alfa n che possiamo prendere uguale a 1, alfa n meno 1, alfa n meno 2 e così via, tale che A alla R, abbiamo detto, no? R meno 1 per B per alfa R meno 1. Alfa R meno 1 per B, ovviamente qui e non sopra. Va bene. Più A alla R per B, abbiamo detto alfa con R uguale a 1 e non ce lo vieta nessuno, tutto al più si dividono tutti i coefficienti per lo stesso valore, più puntolini alfa 0 A alla 0 per B, va bene, tutto questo deve dare il vettore 0, se no non sarebbe vero che A alla R per B è linearmente dipendente dai precedenti. Ma il che vuol dire che il polinomio minimo, che cos'è? È lambda alla r più alfa con r meno 1 lambda alla r meno 1 più puntolini alfa 0. Questo sarà il polinomio minimo del vettore B. E ricordo, le radici di questo polinomio minimo sono un sottoinsieme, eventualmente completo, va bene, degli autovalori della matrice A. Ciò ricordato, va bene, perché questi erano ricordi, se tutti questi
sono linearmente indipendenti, il polinomio minimo del vettore B ha grado n. E quindi con cosa coinciderà? Polinomio di grado n e le sue radici cosa sono necessariamente? Sono autovalori di A e quindi se sono n saranno tutti gli autovalori della matrice A e quindi quel polinomio minimo coincide col polinomio caratteristico. E B sarà un generatore ciclico di tutto lo spazio. Tutto lo spazio X. Allora, se ho trovato un vettore B, il cui polinomio minimo coincide col polinomio caratteristico, vuol dire anche che il polinomio minimo di tutto lo spazio coincide col polinomio caratteristico, non può essere di grado inferiore, perché il polinomio minimo di un vettore deve essere un polinomio di grado minore o uguale al polinomio minimo di tutto lo spazio. Allora vuol dire che polinomio minimo e polinomio caratteristico coincidono per questa matrice. Che nome diamo? Che aggettivo mettiamo dietro a questa matrice? È una matrice, quindi ciclica. Oppure è la stessa cosa dire che è una matrice ciclica. O meglio, cominciamo dall'inizio, dire che esiste un generatore ciclico di tutto lo spazio, B in questo caso. Oppure dire la matrice è ciclica è la stessa cosa. Oppure ancora dire la forma di Jordan della matrice A contiene un solo blocco di Jordan per ciascun suo autovalore. È sempre la stessa cosa. Morale. Condizione necessaria. Non è detto sufficiente, assolutamente no, ma condizione necessaria affinché un sistema siso, basta al solo ingresso, uno solo dell'ingresso, siso significa un ingresso e una uscita, a noi ci interessa per ora l'ingresso, quindi con un solo ingresso, condizione necessaria affinché un sistema con un solo ingresso sia completamente raggiungibile, è che la matrice dinamica del sistema sia ciclica. Un'ultima espressione per dire che la matrice è ciclica, ne abbiamo date tre per ora, diciamone un'altra, va bene? L'indice di ciclicità, cosiddetto, e ora dirò cos'è l'indice di ciclicità se non l'avessi mai detto, della matrice è 1. Cosa si intende con indice di ciclicità di una matrice? Il massimo numero di blocchi di Jordan associati al medesimo autovalore. Questo è l'indice di ciclicità di una matrice. Quindi quando si dice matrice ciclica si sottintende indice di ciclicità della matrice uguale a 1, è la stessa cosa sempre. Siamo d'accordo? Ah, una domanda, va bene.
Ha fatto Balestrino le forme di Jordan? Scusate, le forme compagne? No. Cominciamo a parlarne allora. Forme compagne di una matrice. Quindi apro una piccolissima parentesi. Siamo arrivati qui sulla raggiungibilità per sistemi continui e discreti. Apro una piccolissima parentesi sulle forme compagne di una matrice. La apro perché a questo punto dovrei parlare, va bene, di forma canonica di controllo di un sistema, ma la forma canonica di controllo di un sistema esige la conoscenza delle cosiddette forme compagne di una matrice. Una matrice quadrata, ovviamente, ha, si dice in forma compagna, orizzontale inferiore. Se ha la seguente struttura, chiamiamola questa matrice A, O, I. Questo O, I sta per ricordare che è in forma compagna, orizzontale inferiore. Ha la seguente struttura. La sottomatrice costituita dalle prime, questa matrice di ordine n, ovviamente. Allora, la sottomatrice costituita dalle prime n-1 righe e ultime n-1 colonne, che vuol dire questa matrice qui, questa sottomatrice. Cosa lasciamo fuori? La prima colonna è l'ultima riga. Questa sottomatrice è la matrice identica con pedi, ovviamente, di ordine n-1. E quindi, scriviamola un po' qui, la matrice A ha la seguente struttura. Ah, la prima colonna, diciamolo. Oltre a questo, la prima colonna tutta nulla, escluso il termine di colonna ennesima, scusate, riga ennesima, prima colonna. L'ultima riga completa, ci posso mettere tutti i numeri che voglio, va bene, qualunque siano l'espressione dell'ultima riga, la matrice così ottenuta si chiama in forma compagna orizzontale inferiore. E quindi ha una struttura di questo tipo, 0, 1, tutti zeri, seconda riga, 0, 0, 1, tutti zeri, penultima riga, 0, 0, tutti zeri, escluso l'ultimo elemento che è 1, e questa qui sarebbe la nostra i con n-1. E l'ultima riga, ma, va bene, tutto quel che si vuole, e allora chiamiamola così. Meno a con 0, perché ci metto meno? Innanzitutto non inficia il fatto che sia un qualunque numero che io voglio, quel meno ce lo mettiamo per motivi che vedremo subito. Meno a con 0, meno a con 1, puntolini, meno a, sono n i termini dell'ultima riga e quindi se sono partito da a con 0, l'ultimo sarà pedice a con n meno 1. Lemma. Chiamiamolo lemma. Il polinomio caratteristico di una matrice in forma compagna orizzontale inferiore è sempre il seguente: P di lambda uguale
lambda la n, perché è un polinomio di grado n, ovviamente, più a con n meno 1 lambda alla n meno 1, più a con n meno 2 lambda alla n meno 2, più puntolini, più a con 1 per lambda, più a con 0. Ecco perché ci abbiamo messo il meno. Va bene, perché il polinomio caratteristico di una, della forma compagna orizzontale inferiore, va bene, è polinomio monico di grado n, i cui coefficienti sono gli elementi dell'ultima riga cambiati di segno, più a con n meno 1, mentre sull'ultima riga c'era meno a con n meno 1, e così via. Dimostrazione. Dimostriamo prima il fatto per n uguale a 2. Quindi per una matrice in forma compagna orizzontale inferiore, 0, 1, meno a con 0, meno a con 1. Polinomio caratteristico, facciamolo, forse. E qui si fa il calcolo, lambda i meno a. Determinante di lambda meno 1 a 0, lambda più a con 1. E questo determinante è uguale a lambda quadro più a con 1 lambda più a con 0. Sì o no? Che conferma il fatto che almeno per una matrice di ordine 2 questo teorema è vero. P di lambda è uguale a lambda al quadrato più a con 1, perché n è uguale a 2, per lambda, più a con 0. E ora dimostriamo che se l'affermazione è vera per una matrice di forma compagna orizzontale inferiore, va bene, di grado n, lo è anche per una matrice di grado n più 1, e la dimostrazione per induzione completa sarà finita. Difatti, ipotesi induttiva, presa la seguente matrice, la riscriviamo: 0, 1, puntolini 0, penultima riga, 0, 0, 1, meno a con 0, meno a con 1, meno a con n meno 1. L'ipotesi induttiva è che il polinomio caratteristico di questa matrice sia lambda la n più a con n meno 1 lambda alla n meno 1 più puntolini a con 0. E ora prendiamo una matrice in forma compagna orizzontale inferiore di ordine n più 1. Come sarà? Questa è n per n, attenzione. Va bene. Una matrice in forma compagna di ordine n meno 1 sarà ancora 0, 1, puntolini tutti 0, ci sarà uno 0 in più in fondo rispetto a questa matrice. Va bene. 0, 0, 1, puntolini e così via. Penultima riga, riga di ordine n, quindi ennesima riga, 0, 0, 0, 1, ultima riga, continuiamo a chiamare, meno a con 0, meno a con 1, o saranno, potranno essere tranquillamente numeri, sono quello che si vuole, puntolini, all'ultimo posto, come lo chiamerò, meno a con n, n, questo era n meno 1, va bene? I coefficienti dell'ultima riga devono essere n,
va bene, nella prima matrice, e devono essere n più 1 nella seconda matrice, quindi A con n. Calcoliamo il polinomio caratteristico determinante di lambda meno 1, 0, 0, 0. 0, lambda meno 1, 0, 0, 0. Puntolini. Penultima riga, quindi riga ennesima. 0, 0, puntolini. Lambda meno 1. Ultima riga, A con 0, A con 1, puntolini, ultimo lambda più A con N, lambda più A con N. Siamo d'accordo? E dobbiamo calcolare questo determinante. Nessuno si dà la zappa su piedi. E qual è? Sviluppo di Laplace attraverso una qualunque riga o colonna. Bene, lo facciamo attraverso la prima colonna. Uguale a lambda che moltiplica il determinante di che cosa? Devo cancellare prima riga e prima colonna, va bene, ciò che rimane è lambda meno 1, 0, 0, 0, 0, lambda meno 1, 0, 0, 0, e l'ultima, è l'ultima riga di questo minore, che è un minore di ordine n, va bene, sarà, questa l'ho cancellata, quindi A con 1, A con 2, lambda più A con n. E poi ancora più qualcosa. Ciò che risulta dai minori di questo e così fino al penultimo è sempre zero, ovviamente. Va bene. E rimane A con 0 a moltiplicare. Quindi più meno 1, che posto c'ha questo qui? Va bene, n più 1 come riga, 1 come colonna, quindi alla n più 2, che moltiplica il determinante di ciò che ottengo, ovviamente cancellando riga e colonna cui appartiene A con 0, e cosa viene fuori? Questo determinante. Il determinante di questo minore, questo qui, A con 0 per il determinante di questo minore. Siamo d'accordo? Va bene? Ma quel minore costituisce una matrice di tipo triangolare inferiore, perché lungo la diagonale c'ho tutti meno 1. E i lambda sono sotto. E allora il determinante di questa matrice è uguale al prodotto dei numeri che stanno lungo la diagonale. E quindi per ancora meno 1, quanti sono i meno 1 che stanno lungo la diagonale? Di che ordine sono? N, ovviamente. Ovviamente moltiplicato A con 0. A con 0 per il primo scritto il determinante del minore, va bene, uguale. Ma ora consideriamo questo determinante. Questa qui è una matrice, come guardarla, di che ordine? N, ed è lambda i meno A con n, dove A con n è una matrice in forma di ordine n con pagina orizzontale inferiore, e quindi il suo polinomio caratteristico per l'ipotesi induttiva è il seguente:
lambda questo che moltiplica lambda la n più lambda alla n meno 1 per a con n più a con n meno 1 per lambda alla n meno 2 più puntolini termine noto a con 1. E questo ho scritto questa roba qui. E poi mi basta aggiungere questo più ora meno 1 alla n più 2 per meno 1 alla n è meno 1 alla 2n più 2 e 2n più 2 è sempre un numero pari e quindi uguale a più 1 sempre era con 0. E ora ci fermiamo a questo punto perché non appena faccio questo prodotto cosa avviene? Lambda la n più 1 più a con n per lambda la n più a con n meno 1 per lambda la n meno 1 più puntolini a con 1 per lambda più a con 0 forma, va bene, che io ottengo il polinomio considerando gli ultimi coefficienti. Finita la dimostrazione per induzione completa. Allora ricordarselo, una forma compagna orizzontale inferiore ha come polinomio caratteristico il polinomio monico che ha per coefficienti gli elementi dell'ultima riga cambiati di segno. Ultimissima osservazione in questo caso, il polinomio caratteristico di una matrice o della sua trasposta sono gli stessi. Allora, della matrice A o I, consideriamo la matrice che chiameremo AVD uguale ad A o I trasposta. Vengo subito. AVD tra A o I. La A o I si chiama matrice in forma compagna orizzontale inferiore. La AVD si chiama matrice in forma compagna sempre verticale destra, gli elementi diversi da zero stanno sull'ultima colonna, va bene, e il suo polinomio caratteristico è sempre un polinomio avente come coefficienti gli elementi dell'ultima colonna cambiati di segno. Ok? Qualcuno apre la porta per cortesia, almeno entra.